Ciao Kappa. E niente, siamo qui in fila, stiamo aspettando tutti quanti per vederti qui a Sharp da Padova. E volevo chiederti, ma tu da dov'è che trai tutta questa ispirazione per scrivere i tuoi testi? Che alla fine sono un sacco complicati e ci sono dentro un sacco di vari argomenti. Quindi quali sono le principali fonti di ispirazione? Le mie ispirazioni sono le cose che vedo, che vivo, come credo siano le ispirazioni di chiunque. Soltanto che penso nella mia lunga veneranda età di aver accumulato una quantità tale di informazioni da poterle inserire nei pezzi che possono sembrare difficili perché hanno un sacco di citazioni, ma non sono citazioni messe lì per fare il cantante che... sai, un po' saccente, sono citazioni spontanee che mi servono per rendere un pochettino anche più complesso quello che voglio dire, perché non sono a favore della semplificazione nella musica e nella scrittura dei testi. I testi molto semplici non mi sono mai piaciuti, sono sempre stato attratto per esempio anche dalle parole poco usate. Ho cominciato a innamorarmi del rap ascoltando Frankie High Energy, che voglio dire aveva una proprietà di linguaggio pazzesca, ed è questo quello che mi attrae della musica. Quindi tutto quello che metto nel calderone di un testo viene sì da quello che vivo, che vedo negli altri, ma ultimamente anche da una forma di introspezione, ed è corredato da ciò che mi piace, cioè il territorio dove mi porta la curiosità. Chiederti quanto tempo dedichi alla cura dei tuoi bellissimi capelli, perché sono bellissimi. Quanto tempo dedico alla cura dei miei bellissimi, tra virgolette, e parentesi graffe, capelli? Zero. Vanno così, non ho... Tra l'altro una delle cose che più odio nella vita è farmi lo shampoo, quindi... E credo anche un po' di odiarli, nel senso che me li strappo molto volentieri per districare i nodi, quindi questo rapporto conflittuale che ho con loro non può basarsi su una cura, ma sull'odio. Ciao Michele, qual è la canzone che ti piace di meno fare ai concerti? Qual è la canzone che mi piace fare di meno ai concerti? In realtà... non ce n'è una che mi piace meno fare, ci sono canzoni che hanno meno senso all'interno di una scaletta, anche se sono molto belle. La scaletta è un vero problema per chi fa i concerti, a volte bisogna sacrificare dei pezzi perché o non c'entrano niente col discorso che vuoi portare avanti o cambiano l'andamento. Io sono un po' fissato con le scalette, mi piace fare delle scalette che non stanchino, che siano... che abbiano un percorso, che salgano di energia, poi scendano, poi risalgano, un po' roller coaster, quindi non c'è un pezzo... Ci sono dei pezzi che non ho mai fatto, per esempio, non ho mai neanche provato a suonare, o perché di matrice troppo elettronica, o perché, boh, è successo così. Per esempio, una di queste è Il Circo delle Pantegane, contenuta nell'album Le Dimensioni del Mio Caos. Qual è la specialità del tuo paese che ami di più in assoluto? La specialità del mio paese che amo di più in assoluto è la polenta coi funghi. Michele, ovviamente non è vero. Michele, qual è l'album che sei più legato sentimentalmente? Viva la Puglia! L'album a cui sono più legato sentimentalmente è sempre l'ultimo. Perché... col tempo dimentico, quindi è relativamente più vicino a quello che sto facendo, quindi è Prisoner 709. Ciao Michele, hai qualche fobia strana? Qualche fobia strana? C'era un periodo in cui avevo paura del buio quando ero ragazzino, però non è una fobia strana, è una fobia cattolica, diciamo, di quando frequentavo quel giro. Però no, non ho fobie particolari. Ultimamente, anzi, mi sto anche appassionando alla questione degli insetti, per cibarmi di insetti. Molte persone hanno paura degli insetti, no? Io
Non è che li temo, neanche li schifo, però mi piacerebbe sapere come sono fatti proprio al gusto. Ciao capo, volevo chiederti com'è stato recitare nel film di Checco Zalone. Un giorno mi ha chiamato l'autore di Checco Zalone, mi ha chiesto se avessi voglia di partecipare al film che stava mettendo su. Gli ho detto prima di no perché non me la sentivo, non è esattamente il percorso che vorrei fare, non ero neanche curioso di farlo. Poi improvvisamente questo no si è trasformato in un perché no, perché tanto dovevo fare me stesso e mi sono divertito molto con Luca, è stata una bellissima esperienza, anche se la maggior parte delle cose che vedete in quel film sono praticamente improvvisate lì. Ciao Michele, possiamo sapere qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito non c'è, però c'è un film che mi piace molto, si intitola 2001 Odissea nello spazio. Ciao Kappa, sono Chiara e volevo mostrarti questo. E probabilmente l'avrei già visto su Instagram, anche perché ho visto che mi hai lasciato un like, quindi grazie. Grazie, sei molto gentile, è molto bello, il cuoricino l'avevo messo proprio perché mi piaceva, e complimenti. Michele, sono venuto a rompere le palle pure qua, un bacio. Gianmarco Galletti, mi segue ovunque e anche qui ti saluto Gianmarco. E dire che è sempre un onore per noi essere qua ad aspettare, anche dopo vedere il concerto, è sempre un'emozione grandissima. Confermo? Anch'io. Ottimo. Ciao. Ciao. Ragazzi, grazie a voi, sono io che vi saluto. E ogni volta mi sento male a sapere che siete sotto il sole ad aspettarmi, speriamo che aprano presto i cancelli, così ci facciamo due salti, io sul palco e voi giù, o viceversa. Allora, volevo salutare voi amici di Rap Advisor, vi lascio un feedback positivo e ci vediamo presto.